Colindale, quasi estrema periferia nord-ovest di Londra, si prende il Tube, la Northern Line, direzione Edward, il capolinea. Una volta scesi e usciti dalla stazione, si prende la Colindale Avenue a destra e dopo un centinaio di metri si attraversa la strada per trovarsi di fronte a un edificio basso, quasi tozzo, severo, la British Library Newspaper. Siamo nella Fort Knox dei giornali e dei periodici, oltre 52.000. Nelle sue reading rooms ho trascorso alcuni, parecchi direi, dei giorni più belli della mia vita, sfogliando riviste e giornali dell'Ottocento e del Novecento, collezioni rare. Ho fatto girare decine e decine di rullini di microfilm, ho scritto quadernate di appunti che adesso non ritrovo più. Ho speso centinaia di sterline in fotocopie ora sbiadite, ma là dentro mi sono sentito felice. Il silenzio che ancora viene rispettato nelle sale di lettura, il discreto ronzio dei rullini sui supporti delle macchine dei microfilm, il cadenzato fruscio cartaceo delle pagine dei vetusti giornali, sinfonia del nuovo mondo per il mio animo sempre un po' inquieto. Al contrario delle fotocopie, non sbiadirà mai il mio amore per Colindale e le sue sale. Colindale come gli archivi del giornale di Brescia e della Gazzetta dello Sport, come la Biblioteca Queriniana di Brescia, la Nazionale di Brera e la Comunale Sormani di Milano, oppure i polverosissimi National Archives di Nairobi, o le salette della Palazzina di Versailles, dove erano custoditi i giornali della Bibliothèque Nationale de France, o come l'angusto ma inarrivabile microcosmo culturale del Centro Studi Assi Giglio Rosso a Firenze, o la aristocratica Passerini Landi di Piacenza. Ho lasciato schizzi di malinconia nella sala di lettura a Forte Belvedere, dove sono a dimora i periodici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Già andare al forte, percorrendo a piedi quelle centinaia di metri di via di San Leonardo immortalate da Ottone Rosai, era una delizia. Come alzare gli occhi dalle pagine di giornali con tracce trentennali di fango dell'Arno e vedere al di là dei vetri la sagoma di San Miniato. Era un momento non felice della mia vita. Una squadraccia di malandrini aveva fatto violenza sulla mia esistenza. Alcune settimane di assidue ricerche al Forte Belvedere fu prezioso linimento alla mia rabbia e alle mie paure. E con il sostegno morale e la rigida disciplina quasi monacale di un amico amico, arrivai perfino a scrivere un libricino, cui poi, con il tempo, mi sono affezionato sempre più, se non altro, perché stava sul comodino di mia madre, che ogni sera ne rileggeva un brano e si commuoveva pensando a quanto era bravo per lei e solo per lei il suo figliolo. L'amore per i giornali in particolare lo devo a mio padre Vittorio, il quale aveva fatto suo il motto degli illuministi, il giornale quotidiano e il breviario mattutino dell'uomo laico. Nell'Italia degli anni 50 il quotidiano era presente nella mia vita anche due volte al giorno, perché alla edizione del mattino si aggiungeva quella del pomeriggio, nella disastrata Italia degli anni 50. Mi innamorai dei giochi olimpici sulle pagine degli italici quotidiani nel 56, dell'atletica nel 58. Cominciai a collezionare carte sportive nel 59. Non ho più smesso, una patologia grave che mi ha seguito lungo questo mio faticoso ma talvolta esaltante peregrinare, fatto di ricerca, poca pazienza e molta impazienza, collezione e sborso numismatico. Ho visitato e tartufato in polverosi androni e in eleganti negozi di antiquari a Roma e a Boston, a Lisbona e a Londra, a Coimbra e a Salisburgo, a Parigi e a Barcellona, perfino in Galles. Tutto questo sta dietro alla decisione di oggi, quella di presentare, grazie all'aiuto di chi mi vuol bene, la mia collezione di libri, riviste, giornali, documenti, fotografie, poster,
oggetti legati all'atletica e in piccola parte allo sport e agli sports. La presento con qualche esitazione. Spero di essere capito. La apro anche con non pochi timori. Ho visto quale immonde ferite può arrecare la barbarie dell'imbecille sulle reliquie cartacee. La porta della mia collezione si aprirà sempre a tutti coloro che ne avranno rispetto, spero. Ma Dio non voglia che scopra qualcuno intento a sfregiare un libro. La porta si aprirà in particolare ai soci dell'Archivio Storico dell'Atletica Italiana, Bruno Bonomelli. Nel nome dello studioso bresciano, la SAI ha fatto tante buone cose nei non molti anni della sua esistenza. Di Bruno ricordo, e altri con me ricordano, la sua generosità nel mettere a disposizione di chi ne aveva bisogno la sua biblioteca, oggi amorevolmente conservata dalla signora Rosetta. Nel nome di Bruno apro la mia collezione.